Vi voglio parlare del Millennium e del Chicken Tracks. Sono due giocattoli dell'Androni, giocattoli. Questi giochi sono fabbricati in Italia, quelli sono made in Italy. Sono fatti di plastica. Entrambi i giocattoli sono molto semplici, non hanno adesivi che si possono attaccare e quindi nemmeno che in un futuro si staccano e si possono rovinare. Sono fatti davvero bene in quanto sono super resistenti. Mio figlio ha i divani ribaltabili, ci siede e li utilizza come cavalcabili, ci fa il giro di tutta la casa seduto addosso. Stiamo parlando comunque già di che supportano 13 kg sicuri. Li utilizza per giocare con la sabbia e con la terra. Infatti c'era un video che dove mostrava la sabbiera e lui si diverte tantissimo con il braccio a prendere la sabbia e a buttarla nel suo mano contenitore. Questo qua ha solamente il vano ribaltabile. Questo, a parte il vano che si ribalta pure, ha un blocco comunque, un pulsante da premere per alzarlo e ha anche il braccio per sollevare con la pala. Ora tramite l'utilizzo di due maniglie. Comunque, ora ve li faccio vedere entrambi più da vicino. Ecco poi i due canon dell'Androni giocattoli. Ora ve li faccio vedere singolarmente perché entrambi non ci entrano nella visuale. Inizieremo con quello più piccolo per poi vedere quello più grande. Allora, questo è il primo, come vedete è molto semplice, non ha adesivi, non ha niente. Ha questo cestello ribaltabile. Come dicevo, mio figlio lo utilizza come cavalcabile, se ci siede qua sopra e inizia a camminare. È resistente, è fatto, diciamo, la struttura, come vedete, davvero bene. Lui si diverte a caricare la sabbia. Lui ha la possibilità di agganciarci col gancio di traino qualcosa di dietro. Davvero, diciamo, semplice, ma un bel giocattolo. Questo invece è l'altro, è molto più grande rispetto a questo, come potete notare. Anche questo ha una struttura molto resistente e semplice. Questo qua è snodato, questa parte si muove, come notate. Questo ha questo braccio che ruota, anche questo è ribaltabile, premendo questo pulsante di qua, si ribalta, anche questo mio figlio utilizza come cavalcabile, si ci mette sopra e poi mette le due manovelle e muove il braccio. Come potete vedere sono queste le manopole, vediamo se riesco a far entrare tutto nella visuale. Come potete notare, se io alzo questo braccio, il braccio si muove. Con questo lo direziona, con questo muove il braccio. Unica, diciamo, pecca che ho trovato è il fatto che sembra come se ci sia qua un blocco per poter tenere alzata la struttura del braccio, però non so se è un problema di questo giocattolo che è difettoso, ma non riesce a bloccarsi nelle varie altezze perché cade, è troppo pesante la struttura in sé rispetto, diciamo, al blocco che c'ha qui. Sono comunque dei giocattoli molto molto resistenti. Thank you.
diciamo, è uno dei passatempi che fa mio figlio col camion e con la sabbiera, che vi avevo già fatto vedere in un precedente video. Prende queste due leve, mette il braccio qua dentro, col movimento tira fuori la sabbia e la va a mettere sul camion fino a riempirlo tutto e ci giochi, e così vi passa il tempo. Bentornati, spero che il video vi sia piaciuto, al solito lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, quindi se ancora la scritta è rossa, e attivate la campanellina dalla home. Al prossimo video, ciao!